Bene, iniziamo il consiglio comunale, do la parola al segretario comunale per l'appello nominale. Grazie sindaco, procedo all'appello, Valeria Caterina. Presente. Testa Maria Paola. Presente. Siri Giovanni. Presente. Giorgio. Presente. Pedro Stefani. Presente. D'Acchino Giancarlo. Presente. Angelica. Presente. Vivo Vive. Giunino Remo ha comunicato passeggi giustificata. Paolo Stefano è presente. Presente. Abate Jacopo presente. Vigna Alberto la sua assenza, quindi siamo 9 presenti, la seduta è valida. Prego Presidente. Bene, punto numero 1, dimissione dal consigliere comunale, capogruppo di maggioranza, signora Rossana Piamordeglia, procedura di surroga con esito negativo. 23 settembre 2022, la signora Modeglia ha rassegnato le proprie revocabili dimissioni dalle prendete cariche con effetto immediato. Oggi noi chiamo di procedere, come prevede la normativa, per la quale si deve surrogare al prossimo, dal dimissionario al successivo. Noi non abbiamo altri consiglieri comunali che possono integrarsi e quindi noi rimarremo con il consiglio comunale che si riduce da 11 a 10 consiglieri comunali, escluso ovviamente il sindaco. È tutto diciamo nella norma. Il nuovo capogruppo di maggioranza, comunico che è stato nominato il signor Giancarlo Tacchino, l'ingegner Giancarlo Tacchino. Noi rimaniamo qui e procediamo, continuiamo a lavorare come sempre abbiamo fatto, nella consapevolezza che c'è tanto da fare. Abbiamo comunque iniziato tante attività, abbiamo fatto tanti programmi, tanti progetti, quindi noi rimaniamo qua, andiamo avanti. Abbiamo letto di quanto scrive la minoranza sui volantini apparsi oggi, sparsi per il paese. Riteniamo che manchi un ragionamento nel loro discorso, che è quello della partecipazione dei cittadini. Voglio ricordare che siamo in una democrazia, un sistema costituzionale che prevede per i consiglieri comunali la possibilità di avere dei diritti, oltre che dei doveri, e tra quei diritti ci sono anche quelli di poter partecipare attivamente alla vita del Paese. Non è con la presenza fisica che si partecipa attivamente alla presenza al Paese, a lavorare per il proprio Paese, ma propriamente con le proprie capacità. Cose che queste possono essere svolte in qualunque punto in cui uno si trova. Quando c'è la passione, il diritto, non è stare in una stanza che questo dà una titolarità di tipo diverso. Ognuno ha i suoi diritti, esistono dei diritti costituzionali, questi vengono rispettati e noi continueremo a lavorare e a portare avanti il nostro mandato fino alla fine. Nella piena e totale responsabilità nei confronti di tutte le persone, non solo di quelli che ci hanno votato, ma di tutte le persone rimaniamo qui. Quindi la risposta è nessuna dimissione da parte del sindaco. Se ci sono interventi? Nessuno. Allora vi chiedo di mettere ai voti la pratica perché sì, il Consiglio ha bisogno di esatto. Formalizzare le possibilità di addivenire alla surroga che in tempi dati dal testo unico avrebbe dovuto effettuare nell'ultimo giorno che è stata mostrata. Ma come avete visto il testo della delibera se è stata inviata, si delibera di non procedere per l'impossibilità materiale alla procedura di surroga e si prende atto che, stante comunque il numero dei consiglieri assegnati, che sono 12 più il sindaco per la funzione, ne rimangono in carica comunque 10. Sì. E quindi ha il quorum strutturale per poter continuare a funzionare. Se il Presidente vuol mettere in votazione. Sì, mettiamo in votazione la delibera numero 1, dimissioni al consigliere comunale e capogruppo di maggioranza, signora Rossana Piamordeglia, procedura di surroga con esito negativo. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? 2. Immediata eseguibilità, chi è favorevole? Tutti all'unanimità. Bene, passiamo alla pratica numero 2, che è la sostituzione del componente effettivo della commissione elettorale comunale. Essendo la signora Rossana Pia, era una dei membri effettivi della commissione, andiamo a surrogarlo, pertanto
devo chiedere a un consigliere di minoranza e a due di maggioranza, al consigliere assessore, se possono diciamo, partecipare al, poi allo scrutinio, delle, dopo che abbiamo votato, allo scrutinio delle... Allora, scusate, la sapete la storia, vi consegno. Le schede? Alla votazione non partecipa il sindaco, sì, perché il sindaco è componente di diritto, sì, siete chiamati a sostituire il nominativo, faccio io, siete chiamati a nominare il nominativo del componente di maggioranza, quindi la minoranza può esprimersi come ritiene rispetto a questa votazione. Credo che il sindaco debba proporre il nominativo del proposto. No, non potete fare, se ne avete già deciso, non c'è nessun problema. La votazione è segreta, passerò poi a raccogliere le nostre votazioni, poi con l'aiuto degli scrutatori andremo a fare l'estrazione e la nomina. Piace particolarmente, ha avuto buon cuore, praticamente non ho offerta, eh? Allora ho bisogno degli scrutatori. Questo chiedo scortesemente al consigliere Abate e al consigliere Baritelli e all'assessore Sendero se possono scrutinare. Allora, lo ritirate fuori e io le leggo così. No, no, uno per volta. Per uno. Se no, allora, testa, testa Maria Paola, Maria Paola testa, MP testa, Bianca, testa Maria Paola, testa Maria Paola, e scommetterei la testa che questa è bianca. Grazie. Allora con voti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 viene eletta nella commissione la consigliera Maria Paola. E chiudiamo, sì, anche questa parte. Quindi deliberiamo di nominare quale componente effettivo della commissione comunale in sostituzione del consigliere Rossana Piamondeglia, il missionaria, il consigliere dell'assessore Maria Paola Testa, consigliere comunale facente parte del gruppo consigliere di maggioranza Area Nuova. Di dare atto pertanto per la composizione della commissione elettorale. E seguito dal seguente atto e dagli atti conseguenti. Quindi se per la fine c'è dire dare il verbale non pagano le scelte. Dunque gli scrittori erano Severo, De Barindelli e Abate. Sì. Due bianche. Ok. Benissimo. Abbiamo dichiarato la sì. Solubilità. Sì, esatto. Sì. Come avete votato? No, non abbiamo ancora votato. Quindi votiamo appunto la sostituzione del componente missivo della commissione elettorale che è stata nominata con 6 voti Maria Paola Testa e 2 schede bianche. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? 2. Immediata eseguibilità? Chi è favorevole? Tutti. Bene. Grazie. Il consiglio si conclude. Grazie. Al prossimo. Grazie.